Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Libro di Cielo, volume 3, capitoli 20 e 21, 25 e 27 dicembre 1899. Dopo aver passati parecchi giorni quasi di privazione totale del mio sommo ed unico bene, accompagnati da una durezza di cuore, senza poter neppure piangere la mia gran perdita, sebbene offrivo a Dio anche quella durezza dicendogli: Signore, accettatela come sacrificio. Voi solo potete rammollire questo cuore così duro. Finalmente, dopo lungo penare, è venuta la mia cara mamma regina, portando nel suo grembo cele il celeste bambino ravvolto in un pannolino tutto tremante. Me l'ha dato fra le mie braccia, dicendomi: Figlia mia, riscaldalo coi tuoi affetti, che mio figlio nacque in estrema povertà, in totale abbandono degli uomini ed insomma mortificazione. Oh, com'era carino con quella sua celeste beltà. L'ho preso fra le mie braccia, me l'ho stretto per riscaldarlo, perché era quasi in tirissiro dal freddo, non avendo altra cosa che lo copriva che un solo pannolino. Dopo averlo riscaldato, per quanto ho potuto, il mio tenero bambinello, snodando le sue purpuree labbra, mi ha detto:
Mi prometti tu di essere sempre vittima per amore mio, come io lo sono per amore tuo? Ed io, sì, tesoretto mio, te lo prometto. E lui, non sono contento della parola, ne voglio un giuramento ed anche una sottoscrizione col tuo sangue. Ed io, se vuole l'ubbidienza, lo farò. E lui pareva tutto contento ed ha soggiunto, il mio cuore da che nacqui lo tenni sempre offerto in sacrificio, per glorificare il Padre. Per la conversione dei peccatori e per le persone che mi circondavano e che più mi furono fedeli compagne nelle mie pene. Così io voglio che il tuo cuore stia in continua attitudine, offerto in spirito di sacrificio per questi tre fini. Mentre ciò diceva la regina mamma voleva il bambino per ristorarlo col suo latte dolcissimo. L'ho restituito e lei ha messo fuori la sua mammella per metterla in bocca al divino bambino. Ed io, furba, volendo fare uno scherzo, ho messo la mia bocca a succhiare, ho tirato poche gocce e nell'atto che ciò facevo mi sono scomparsi, lasciandomi contenta e scontenta, sia tutto a gloria di Dio e a confusione di questa misera peccatrice. Continua a farsi vedere ad ombra e a lampo, mentre mi trovavo in un mare di amarezze, in un istante si è fatto vedere dicendomi: la carità deve essere come un ammanto che deve coprire tutte le tue azioni, in modo che tutto deve rilucere di perfetta carità. Che significa quel dispiacerti quando non soffri? Che la tua carità non è perfetta. Perché il soffrire per amor mio e il non soffrire per amor mio, senza la tua volontà, è tutto lo stesso. Ed è scomparso lasciandomi più amareggiata di prima, volendo toccare un tasto troppo per me delicato e che lui stesso mi ha infuso. Onde dopo aver versato amare lacrime sullo stato mio miserabile e sopra l'assenza del mio adorabile Gesù, è ritornato e mi ha detto: con le anime giuste mi porto con giustizia, anzi, ricompensandole duplicatamente per la loro giustizia, col favorire delle grazie più grandi e col parlare loro di parole giuste e di santità. Io però mi trovavo tanto confusa e cattiva che non ardivo di dire una sola parola, anzi, continuavo a versare lacrime sulla mia miseria. E Gesù, volendomi infondere fiducia, ha messo la sua mano sotto la mia testa per sollevarla, perché non mi reggeva, ed ha soggiunto: non temere, io sono lo scudo dei crociati e tribolati. Ed è scomparso. Allora, questi due splendidi capitoli ci ricordano sotto diversi aspetti, però convergenti e complementari, quanto Gesù desideri essere amato da noi affettivamente ed anche effettivamente. Diciamo che il primo capitolo sta un po' più polarizzato sulla dimensione affettiva, almeno la prima parte, e il secondo sulla dimensione effettiva. Cogliamo alcuni punti. Anzitutto una considerazione preliminare che inerente a Luisa riguarda le sue esperienze straordinarie. Inerenti a tutti noi riguarda la nostra vita ordinaria. Questo è un punto su cui è bene tornare nella meditazione di quando in quando, perché è molto importante. E sono moltissimi i passi degli scritti dove Luisa dice: dopo aver passati parecchi giorni di privazione totale del mio sommo ed unico bene, quasi totale,
continua a farsi vedere ad ombra e a lampo, oppure oggi Gesù non ci veniva ed io ho cominciato a cercarlo per cielo e per terra, eccetera, eccetera, no? Qui chiaramente lui sa fare riferimento alle visite straordinarie di Gesù, quindi a quelle che abbiamo sentito anche nei testi di oggi. E allora, vedete come Gesù non va, ecco, non solo perché, come a volte diceva, non andava perché se andava poi Luisa col suo amore fermava la sua giustizia e quindi non poteva intervenire in alcune situazioni che esigevano un suo intervento, ma anche per sollecitarle il desiderio. Perché il tasso della nostra unione e vicinanza con Dio e anche la misura delle grazie che noi riceviamo sono proporzionali al nostro desiderio. E dal cielo, questo vale anche per la vita ordinaria, come insegnano i maestri di spirito, questo desiderio viene stimolato, sollecitato, come, ecco, con quelle che si possono chiamare le lontananze. Ecco, quindi quando perdiamo la percezione sensibile, il senso di fervore, di devozione, non dobbiamo scoraggiarci. D'accordo? È vero che questo potrebbe dipendere, insegnano i maestri di spirito, da qualche cosa di non buono che abbiamo fatto, anche nel piccolo, adesso poi lo vedremo anche in questa meditazione davanti a Gesù, per cui lui, per farcene prendere coscienza, ci toglie la sua percezione sensibile. Però altre volte, e non dobbiamo stupirci, non abbiamo fatto niente. Ecco. È semplicemente Gesù che sta facendo la ginnastica, ci sta facendo fare la ginnastica del desiderio. Perché è importantissimo, perché in una relazione di amore, e tale deve essere quella che abbiamo con Gesù e con Maria, il desiderio è un componente fondamentale, importantissimo, anche nella vita spirituale, soprannaturale, quindi, perché l'amore ha delle leggi, chiamiamole così, che sono universali, quindi che non valgono soltanto per l'amore umano, ecco, poi magari confrontandoci con Gesù, con il cielo, dice, vabbè, ma queste non è che sono cose che posso considerare anche per lui. No, no, bisogna considerarle come, capite? Perché questo ci fa anche comprendere anche la bellezza, cioè l'amore è uno, se uno poi ci pensa alla fine, no? L'amore è Dio, dice la sacra scrittura, no? L'inno alla carità fondamentalmente ci dice che l'amore è Dio stesso. Ecco, San Giovanni nelle sue lettere dice Dio è amore. Quindi quindi è l'amore essenziale e noi siamo stati creati da lui, siamo nati dall'amore, ecco, siamo nati per amare. Quindi non, certo che c'è evidentemente uno scarto, no? Tra le manifestazioni dell'amore umano, specialmente poi in stato di natura decaduta, e l'amore divino. Però, ecco, non c'è una tale lontananza da rendere le due realtà del tutto, come dire, eterogenee e irriducibili l'una all'altra. Ha dei punti di similitudine. Uno è questo. Le parole che la Madonna rivolge a Luisa, figlia mia, riscaldalo coi tuoi affetti, perché mio figlio nacque in estrema povertà, in totale abbandono degli uomini ed insomma mortificazione, esprimono un desiderio sia della Madonna, che vuole che il suo bambino divino sia circondato di questo affetto percepibile, ma sia di Gesù stesso, che vive di amore. Ecco, quindi, Luisa compie dei gesti chiaramente soprannaturali, che non tutti noi possiamo compiere, ovviamente, no? Quindi prenderlo fra le braccia, l'ha stretto, eccetera, no? Riscaldarlo per quanto ha potuto. Noi questo non possiamo farlo realmente, ecco, però c'è sempre da ricordare, abbiamo due momenti in cui possiamo esercitare profondamente, anche senza il contatto fisico con le sue membra, perché ovviamente non lo vediamo, queste delicatezze che sono,
quando stiamo in adorazione davanti al Santissimo Sacramento e quando lo riceviamo nella Santa Comunione. Se non abbiamo, ovviamente, essendo dei poveri peccatori, la possibilità di compiere questi gesti così forti, possiamo però compiere quelli ordinari. E certamente Gesù chiede a Luisa di essere vittima per amore suo, e Luisa sappiamo che lo è, no? Chiedendogli anche un sigillo particolare, una sottoscrizione con il tuo sangue, questo non deve lasciarci, come dire, stupiti o scandalizzati, perché questa pratica, ecco, chi conosce le vite dei santi, era molto diffusa anche nella... Ovviamente è un gesto eroico, quindi fatto da santi, non dobbiamo ripeterlo noi con sciocca precipitazione, no? Oppure giocando a fare i santi senza esserlo. Sono cose molto molto serie queste qui, che vanno ovviamente fatte non a cuor leggero, non da tutti, a certe condizioni che mi sembra anche inutile, insomma, doverlo specificare, no? Ecco, qui l'amore si trasforma da affettivo in effettivo, cioè c'è questa esigenza di piena conformazione dell'amata all'amato e viceversa. Quindi Gesù ama in maniera calda e desidera essere riamato in maniera simile. Gesù si offre in sacrificio come manifestazione suprema di amore per la nostra salvezza e chiede all'amata di fare altrettanto. Ecco, poi vedete, sappiamo che nella divina volontà i fini con cui si agisce sono tre, no? La gloria di Dio, la salvezza delle anime, la riparazione dei peccati. Qui Gesù fa una piccola variante e lo tenni sempre offerto il mio cuore in sacrificio per glorificare il Padre, per la conversione dei peccatori e per le persone che mi circondavano e che più mi furono fedeli compagni nelle mie pene, no? Ecco. Così io voglio che il tuo cuore stia in continua attitudine, offerto in spirito di sacrificio per questi tre fini. Cioè le intenzioni, ricordiamoci sempre che le intenzioni, cioè il perché noi facciamo qualunque cosa, quindi unire, stare uniti con l'intenzione di Gesù, vivere nella divina volontà, significa fare nostre, non soltanto, come dire, a livello di volontà, no, ma a livello anche poi operativo, pratico, quindi rinnovando ogni tanto questa intenzione, no? La massima gloria di Dio, la salvezza delle anime e la riparazione dei peccati. Questo chiaramente comporta anche il compimento di alcuni gesti riparatori, di alcune opere offerte per la salvezza delle anime, non so, la preghiera per esempio, no? Una piccola mortificazione, eccetera. Ecco, ma che poi coinvolga tutto quanto il nostro agire, compresi, come sappiamo, gli atti indifferenti che, uniti e fatti scorrere nel divin volere, partecipano di queste intenzioni di nostro Signore Gesù Cristo. Poi c'è questa scena della lactatio del bambino da parte della Madonna, e qui c'è questo episodio un pochino grazioso, ma che fa anche comprendere, io quando vedo queste cose molto molto rifletto, perché si comprendono i tipi di rapporti che possono nascere, capite, tra una creatura che Luisa, per quanto chiamata a grandi cose, era comunque una creatura, e il creatore e la Divina Maria. Quindi a un certo punto dice che, volendo fare uno scherzo, ho messo la mia bocca a succhiare, ho tirato poche gocce. Quindi bisogna immaginarla questa scena, no? E veramente impressionante. Nel capitolo seguente Gesù fa riferimento, attenzione, alla carità che deve essere come un ammanto che deve coprire tutte le tue azioni. Allora, qui non parla della carità nei confronti del prossimo. Noi purtroppo abbiamo sempre questa deformazione mentale che, quando sentiamo dire carità, pensiamo subito alla seconda dimensione della carità, che è, per carità, costitutiva e fondamentale, eh? Quindi sono, come dire, le due ali con cui la colomba che rappresenta l'anima vola, quindi con un'ala sola non vola. Ecco, però c'è la prima e la seconda ala. La prima è l'amore di Dio, la seconda è l'amore del prossimo.
dovremmo abituarci, quando sentiamo parlare specialmente in questi sedi, santi e mistici di carità, che spesso, altrimenti qui non si capirebbe niente, no? Fanno riferimento alla prima dimensione, cioè quando dice la carità deve essere come un manto che deve coprire tutte le situazioni in modo che tutto deve rilucere di carità perfetta, però poi spiega che significa quel dispiacerti quando non soffri, che la tua carità non è perfetta perché il soffrire per amore mio e il non soffrire per amore mio senza la tua volontà è tutto lo stesso. Cioè Gesù dice la tua carità non è perfetta perché, come dire, ti agiti quando non soffri. Cioè che cosa faceva Luisa? Questo è un altro tema tipico, insomma, dei santi di altro livello, no? Desiderano soffrire per amore di Gesù, d'accordo? Per i suoi fini, appunto, quindi per salvare le anime, per dare gloria a Dio, per riparare i peccati, eccetera, eccetera. Quando si trova in uno stato che non ci sono le croci, magari, o almeno non sono percepibili nell'atto, si agitano perché dice: ah, come mai Gesù non mi fa soffrire più, non mi vuole più bene, non accetta più la mia offerta, eccetera, eccetera, no? Ecco, non comprendendo un punto fondamentale. E Gesù dice, chi fa così è imperfetto nella carità. La tua carità non è perfetta. Quindi questa è per questo che parla della motivazione principale, no? Che è appunto l'amore di Dio. Perché non è perfetta? Lo spiega? Perché il soffrire per amore mio e il non soffrire per amore mio senza la tua volontà è tutto lo stesso. Ora qui Gesù fa una finezza molto importante, no? Finezza che poi nel regno del divin volere deve diventare pane del nostro vivere quotidiano. Allora, la cosa più importante che noi dobbiamo sempre fare è offrire la nostra volontà e agire, prima abbiamo visto perché, no? Quindi, ma anche per chi, cioè se io agisco per Gesù, mosso quindi da carità sincera, d'amore suo sincero, io faccio in questo momento quello che lui mi chiede di fare. Posso anche fare una mortificazione volontaria, specialmente se è sigillata dall'obbedienza, come in questi casi, perché posso pensare che è volontà di Dio. Ma può darsi che oggi il nostro Signore non voglia che soffra. Per dire, no? Oggi vuole, il Signore vuole che tu ti fai un bel giro nel Fiat Creante, che ti vedi una bella giornata di sole, che non so, che vivi una giornata serena nel rendimento di grazie, senza avere spine nel cuore, senza avere brutte notizie o cose di questo genere. Non lo sappiamo. Oggi il Signore vuole che vivi questo. Vuole che vivi questo, cioè perché, ecco, qui capiamo anche un'altra dimensione, no? Perché certamente la sofferenza, la croce è una cosa fondamentalissima in questo mondo, evidentemente che è diventata fondamentalissima, l'abbiamo detto tante volte, a causa della presenza del peccato, no? Ecco, però non esiste solo questo, d'accordo? Cioè la croce segna, ecco, l'itinerario della vita terrena, ma in paradiso non troveremo la croce così come la viviamo in questo mondo, troveremo la croce gloriosa, quindi troveremo il frutto e la ricompensa. Ecco, di tutte quante le sofferenze sofferte per amore di Gesù. Quindi, cioè, la croce non è mai, come dire, fine a se stessa, no? Perché altrimenti veramente si giungerebbe ad una sorta, come dire, di non lontananza, ecco, da quello che qualche critico, con termine che io non condivido, insomma, che però fa comprendere come ci potrebbe anche essere un modo, ecco, non consono, ecco, anche per vivere questa cosa che è pure fondamentale, no? Che è la dimensione della croce. Lo chiamavano il dolorismo, quasi come se il dolore fosse un fine. Il dolore non è un fine, il dolore è uno strumento, è un mezzo, no? Ecco, ma lo sappiamo benissimo che nell'Eden la croce non c'era. Ecco. E non c'era non perché non sia una cosa, non c'era perché non c'era bisogno che ci fosse, perché non c'era il peccato, no? Quindi è sempre, sempre da stare dentro questo orizzonte, no? Per cui se il nostro Signore un giorno vuole farti respirare, come dire, vuole farti prendere fiato, vuole levarti a dire: guarda, oggi vedi quanto sei stato sereno e tranquillo, ecco, pensa a quanto lo sarai in paradiso quando sarai tra le mie braccia, tanto per dire, noi questo lo accettiamo dal Signore, no?
così come i digiuni certamente si fanno, li facciamo tutti quanti, spero, no? Ecco, però è anche cosa gradita al Signore, magari una bella domenica, che uno, la domenica è il giorno suo, il giorno della risurrezione, ecco, e quando nelle nostre famiglie si fa qualcosa di più buono, lo si prende con rendimento di grazia, usando anche quel cibo, sappiamo che nel cibo c'è il tiamo di Dio, no? Quindi, e c'è un modo santo anche per gustare il cibo, non necessariamente facendo i peccati di gola, non è che mangiare una cosa buona automaticamente ho fatto un peccato di gola, bisogna vedere quanto ne mangio, perché, per chi. Ecco, ma se io prendo il tiamo di Dio, certamente quello è un tiamo piccolo, no? Non è un tiamo che deve diventare il fine della nostra vita, insomma, no? Quindi però è un tiamo di Dio, è un piccolo segno. In paradiso non ci saranno le abbuffate, però in questo mondo dove siamo, come dire, costretti a nutrirci per vivere, non possiamo non nutrirci, ecco, sappiamo dalla rivelazione e dalle rivelazioni della Divina Volontà che la varietà dei gusti, dei sapori sono tanti tiamo di Dio, sono cose da Dio disposte perché anche in questo potesse essere felice la creatura. Ora purtroppo il peccato originale e i nostri peccati hanno complicato la vita, nel senso che noi ci manca la misura, ci manca la moderazione, quindi la gola è sempre un vizio, come dire, incombente, bisogna fare attenzione, non lasciarsi prendere, no? Ma questo è tutto, direbbe San Tommaso, una cosa che avviene per accidens, d'accordo? Quindi, però di per in se stesso, ecco, una cosa buona, è un dono di Dio. E come dice anche San Paolo nelle sue lettere, la si gusta e la si mangia con rendimento di grazie. Certo che poi il digiuno è un atto santificantissimo, è molto molto gradito al Signore, no? Quindi spero che sia chiaro anche il senso di quello che vuole dire Gesù. La cosa fondamentale è che io faccio adesso quello che Gesù vuole. Per esempio oggi è venerdì, il giorno in cui capita questa meditazione, è cosa certamente lodevole. Chi ha maturato l'importanza di questa cosa, chi ha avuto questa ispirazione, chi si è confrontato col confessore, tutto quello che volete. Questo il venerdì è un giorno indubbiamente di penitenza, un giorno penitenziale, perché è il giorno in cui è morto Gesù. La Chiesa tuttora, attenzione, che raccomanda di fare un gesto di mortificazione. È vero che l'astinenza della carne è strettamente obbligatoria solo in Quaresima, ma attenzione, vige per tutto l'anno. La Conferenza Episcopale Italiana ha dato facoltà al fedele nei venerdì non di Quaresima, non di mangiare la carne e basta, ma di sostituire l'astinenza dalle carni, che è un segno penitenziale, con un'altra penitenza. Per cui la devi fare, bisogna fare un gesto penitenziale venerdì, non può passare un venerdì senza che io mi ricordi che in questo giorno è morto Gesù per me, non può. Quindi puoi fare un'elemosina, puoi andare a visitare un malato, un'opera di carità, una preghiera, un'altra mortificazione, non so, spegni la televisione, spegni internet, spegni Facebook, fai quello che ti pare, d'accordo? Ma una mortificazione bisogna farla, ecco. Io personalmente da sacerdote consiglio sempre ai fedeli di avere sempre come piattaforma fissa, perché sapete che le abitudini aiutano anche, no? L'astinenza dalla carne è un consiglio. Ecco, certo, se poi capita un venerdì in cui so che per qualche motivazione non la posso fare, allora sì, mi attivo e sostituisco un'altra cosa, perché se si lascia, come dire, la sostituzione senza aver preso l'abitudine di santificare il venerdì, può, come dire, nascere il pericolo che il venerdì passi così, ecco, senza aver compiuto nessun tipo di gesto penitenziale, cosa che la Chiesa non vuole. D'accordo? E non ci autorizza a fare, ecco. Quindi bisogna sempre le norme dirle tutte e bene, e sono queste. Però per esempio questo giorno è un giorno che chi vuole è un giorno adattissimo al digiuno, no? Diciamo, ordinariamente la domenica è un giorno di festa, non è giorno adatto al digiuno, perché è una contraddizione in termini, addirittura anche le domeniche di Quaresima, dice la Chiesa, che certamente non sono domeniche di bagordi, d'accordo, perché sono comunque domeniche di Quaresima, però
c'è un'attenuazione anche così del carattere penitenziale, perché è domenica di Quaresima, ma è comunque domenica. Quindi questo per dire che agire per Gesù vuol dire anche fare la sua volontà a tempo debito, a tempo opportuno. Vuole che oggi tu prendi la croce? Beh, non ti lamentare, prendi la croce e offrila con gioia. Vuole che oggi stai sollevato, stai meglio? Ringrazia il Signore di questo sollievo. Non ti ci attaccare troppo il cuore, sapendo che in questa vita, insomma, sono più le croci che i momenti, sono più le lacrime, insomma, che le risa. Certamente sappiamo tutti quanti perché, non c'è bisogno di approfondire, però è importante accogliere quello che Gesù ci manda, perché questa è una forma perfetta di carità, perché la carità perfetta consiste nell'uniformare il volere a quello dell'amato. E se oggi il volere dell'amato vuole che tu stai bene, stai bene. Se il volere dell'amato oggi, come abbiamo visto, vuole che oggi tu prendi in braccio Gesù bambino e lo coccoli, ringrazia il Signore, insomma, no? Se vuole che domani lo stesso Gesù prenda i chiodi e ti crocifigge, cose che si trovano negli scritti di Luisa, va bene lo stesso. Cioè, ecco, la perfezione della carità, specialmente divina, comporta questa disposizione, no? È noto che ci sono delle anime devote che poi, non so, si dice oggi non puoi fare il digiuno e vanno e danno in escandescenze. Non dai in escandescenze. Se Dio non vuole che oggi non puoi fare il digiuno, anche se è giorno di digiuno, non lo fai. Succede niente, non succede. D'accordo? Questo perché, ecco, il grado di raffinamento, di perfezionamento della nostra volontà non è mai abbastanza, e purtroppo questa ritorna, ecco, a volte in maniera molto raffinata a rendere imperfette quindi anche le opere più belle che possiamo compiere. Ecco, questo monito di Gesù ce lo ricorda, no? Ecco, e dobbiamo ricordarlo anche noi. La perfezione consiste non soltanto nel fare le cose con i giusti fini, quindi con i giusti perché, ma anche con il corretto per chi. Io faccio una cosa o un'altra cosa solo per amore di Gesù, nella misura in cui Gesù vuole, se lo vuole, quanto lo vuole, come lo vuole e quando lo vuole. Niente di più e niente di meno. Bene, Divina Maria, noi impariamo sempre dalla tua carità perfetta ad agire solo per amore di Gesù e dall'assoluta purezza delle tue intenzioni ad agire sempre per i fini che hanno caratterizzato l'agire dell'umanità santissima di Gesù e la tua. Ricordandoci questo, aiutaci ad essere sempre più perfetti nel nostro desiderio di vivere nella divina volontà e di compiere ciò che è gradito a te e a Gesù, che davvero possiamo sempre più e sempre meglio imparare, e anzitutto a dare amore per amore, a tenere sempre vivi i nostri desideri, ad agire con retta intenzione e ad agire sempre e solo per amore tuo.
e di Gesù. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.